Visti i risultati della consultazione elettorale del 14 e 15 maggio del 2023, per l'elezione del sindaco che ha ottenuto 2023 voti, una singolare circostanza anche questa, e del Consiglio Comunale di Arpino, richiamato l'articolo 46 che statuisce che il sindaco nomina i componenti della giunta, tra i quali il vice sindaco, e gli dà comunicazione nella prima seduta successiva all'elezione, che è questa. Visto l'articolo 64 che dispone che nei comuni in popolazione inferiore ai 15.000 abitanti il sindaco non può nominare assessori e consiglieri comunali dello stesso prescelti, e se lo statuto lo prevede anche i cittadini non facenti parte del consiglio in possesso di requisiti di candidabilità, elegibilità e compatibilità per la carica di consigliere comunale, richiamato l'articolo 47, norma nella quale la giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede, da un numero di assessori stabilito dallo statuto che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato letteralmente, del numero di consiglieri comunali, computando che a tal fine il sindaco è comunque non superiore a 12 unità. Richiamato il decreto sindacale con cui viene nominata la giunta comunale, veniva conferito l'incarico del vice sindaco, attesa l'opportunità, data la complessità dell'ente, di conferire delega di assessore secondo le norme e i principi statutari, assegna le seguenti deleghe: Massimo Sera, vice sindaco e assessore al centro storico, ai lavori pubblici, alla comunicazione, all'UNESCO, alla protezione civile e all'attività sportiva. Bruno Biancale, assessore al patrimonio, ai beni pubblici, alla manutenzione, all'acqua, alle risorse naturali. Maria Rosaria Manuel, assessore alla tradizione, alla civiltà classica, al dialogo con le religioni, alla difesa del paesaggio, alla salute. Stefania Quadrini, assessore al tesoro, all'economia, alle finanze, al bilancio, ai dipendenti pubblici. Dispone il sindaco, ciascun assessore sottoscriverà copia del presente decreto per l'accettazione della delega attribuita, assumendone contestualmente tutti i diritti, le facoltà e gli obblighi connessi. Copia del presente decreto sarà inviata